Ok amici, siamo giunti alla seconda tappa dell'Ullapalooza Flair Championship 2017, una seconda serata dedicata totalmente al Flair, perciò non abbiamo altre parole per dire che l'energia sarà davvero incredibile stasera, grande serata, oggi le qualifiche, perciò saluto e ringrazio l'onorevole giuria composta da Armando Del Fiore, FBS, Matteo Zambon, Flair Academy, Savi Soke, giudice World Flair Association, Bruno Van Zan, inutile dire cosa fa Bruno Van Zan, basta vederlo tutte le sere in seconda serata su Sky 1 fino ad ottobre e lo scoprirete, per chi non lo sapesse ma ormai tutte lo sanno, si strappano i capelli, ho visto gente sotto casa urlare il suo nome, sponsor di questa incredibile avventura titolata giusto appunto l'Ullapalooza Flair Championship 2017, Red Bull, Zoppis Wine and Beverage, ebar.it, T-House, Artistic Concept, Pepsi, Gancia, Finest Gold Premium Cocktail Mixes, Real Cocktail Ingredients, Balls, Double Touch, Main Partner, Jack Daniels, Tennessee Whiskey e Russian Standard, As It Shall Be, la vodka As It Shall Be. Signori, quattro drink per quanto concerne le qualifiche da ultimare in 5 minuti, perciò un Russian Mule e un Lynchburg Lemonade per quanto concerne i nostri partner, per poi invece eseguire l'operazione con altri due drink che per sorte, quindi per pura estrazione, hanno estratto i nostri competitor. 5 minuti giusto appunto, quindi il mio countdown. Il primo a contendersi questa seconda tappa dell'Ullapalooza Flair Championship 2017 è Alessio Amico. Alessio, al mio countdown, il tuo start. 3, 2, 1, show! Once in a lifetime, you better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go.
Second. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, stop! Alessio Amico. Giudici, grazie Alessio Amico.